Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. La si via con suo marito e non so quando la torna. Però di là c'è il signor Pino che sta riposando. Le vuoi che lo chiamo? Pino? Per l'amor di Dio non lo lasci riposare. Se è meglio che resti dove che sei. Ma non mi conti? Mi so un po' che manco di sta casa. Ma Marinella non viene mai con te che la gala governante. Da se dell'est? Chimmi? No, sono italiana. Di qua, di Trieste. Perché? No, così mi pareva. La vuoi qualcosa da bere? No, grazie. Aspetta 5 minuti. Se non arriva vado via. La si accomodi pure. Io intanto vado avanti a lavorare. Ma va la pista Marinella, ciò. La si è cacciata la governante e non la mi dice niente. Non vedo l'ora di contargli le mie amiche. Ma... Maria, come mai una mula così bella e giovine come Tise finì da lavorare in sta casa? Beh, sfortuna della vita. La mia povera mamma si è venuta a mancare, non ho altri parenti. Non arrivavo a pagare l'affitto, così. Ah beh, ma mi trovo sai bella, sa. Il signor Pino è veramente una persona speciale e mi ha accolto come una figlia. Chi? Pino, una persona speciale? Ma la me fassi un favore, è se un piombo. La me ascolti bene. E il signor Pino non è un piombo, va bene? Anzi, è una persona buona e sensibile. E mi... Cosa? Guarda come che te parli, sa? Ora che vado a mi dire quando parla mia Marinella, alla tua parona. E dopo vedremo sotto che ponte che te la parla mia. Scusi, non vedo. Dì che passa da Luisa e che la mi chiami. Sicuro? Tutto bene, Maria? Sì. Ai, 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 cosa c'è che non va, eh? Te conosco troppo bene. È successo qualcosa? Eh? Beh, si è passata la signora, anzi la signorina Luisa, l'amica della signora Marinella. E beh, non ho avuto un bel incontro. Ah, chi quella? Ma lasciala perdere! La gente è la stessa pasta della mia gnola. Sai, ciacole, trucchi, sempre in bar e di concreto niente. E poi la sei anche zitella. D'altronde, chi te vuoi che la ciochi quella? Sono sicuro, Thomas! Ah,
da me, te la di culo, Thomas. Se ne va l'uomo che non doveva chiedere mai. Per forza, ogni volta che vi sta a casa, o se qualcheduna che vi offri, o se c'ho il solo. Ma dai, papà, cosa che con Thomas te la gara? Sai che sono un amico di infanzia. Siamo cresciuti insieme, se vuol dire che sei un di famiglia. Oh, pian pian, con un di famiglia, caro. La quota riservata ai fenomeni in sta casa si è esaurito 5 anni fa, quando ti sei sposato. Papà! Una buona giornata a tutti! Come sei, tutto bene? Sì, non è male, Ferruccio. Un saluto particolare al nostro caro signor Pino. Saluta a tutti. Come va oggi, signor Pino? Esattamente come l'ultima volta che abbiamo visto. Ecco, bravo. Cioè ieri, con l'unica differenza come il frigo più svuoto. A proposito del frigo, sì, Thomas, ti bevi qualcosa? Una birretta, un gingerino? Ma volentieri, ma... Ti preferisci un frizzantino? Oh, sì, un frizzantino, sai, beh. Prova a dare un bicchiere del fianco, forse vedete, quello è gratis. No. Maria, molla tutto, porti che deve avere il nostro ospite. Certo, signore. Allora, Thomas, come vai a fare, eh? L'ultima volta che avevamo parlato mi ricordo che te me contavi dei progetti nuovi, prodotti da importare, mettere sul mercato italiano, tutta una roba storia. Ferruccio, gola sa perdere quella storia, roba vecchia. Perché? Oh, troppo impegnativa, amico mio. La concorrenza è enorme, i costi di stimare alla fine, niente, scovazze, fregole. Oggigiorno, caro mio, per sopravvivere nel mondo degli affari bisogna saperse riciclare. Bisogna saper, come si dice nel nostro gergo, ah sì, ciapare il volo, quel che ti offre il mercato. Ah, ho capito, ma e cosa sei che ti fa allora adesso? Adesso mi occupo di... Mi occupo di informatica. Ah. Informatica, e se informa chi che abbordi per Starghe. Sì, sì, che tu sei un uomo che sa stare al passo coi tempi, anzi... Ti sì che te sono un uomo. Beh, cosa c'entra? Guarda che anche mi uso il computer, sai, per il mio lavoro. Ah, sì? Ma certo, dichiarazioni IVA, libri contabili e... Ma de preciso cosa sei che te fa? De preciso attualmente diciamo che stavo valutando situazioni, ecco. Proposte. Oh, mio caro Peruccio, valuta, le vie dell'informatica le sei immense. E adesso, come adesso, stavo valutando quale che sarebbe la via migliore di intraprendere, diciamo, ecco. Prova a seguire la via della stazione, chissà, forse un per euro te le ingrone. Lascilo perdere, sa, Thomas. Mio papà ultimamente si è particolarmente scorbutico. E se capisci che vuole un nipote a tutti i costi. Ma mia Marinella, come dice quella frase? Non siamo ancora pronti. Ecco. Oh, meno male. Però Ferruccio te devi mettere anche te che tuo papà non ha tutti i torti, non ti ricordi, perché è il coronamento di tutte le grandi storie d'amore. Quasi? Quasi? La nascita di un figlio. Scusa. Sì. Ma se fosse stato lui, noi l'avessimo fatto il giorno dopo sì, il nostro matrimonio. Sì, proprio il giorno dove non mi sento ancora pronta. Questa volta la signora del cuore in garanzia. L'ultimo tagliando il vento che dimostra così giovine. Ma così giovine! Signor Pino, la guardi che noi aveva tutti torti. Perché la signora Marinella qua è una donna molto affascinante. E che dirò di più? Che se non la fossi la moglie del mio migliore amico. Oh, Maria. No, che te, vero? Pur vogliamo! È punta sull'usato sicuro, eh! L'ascolti, Pino, mi non con niente di invidiarga le mule di oggi, va bene? Sì, ma te sono sempre un usato, una de seconda mano, e anzi, anche forse più de seconda. Veccio, rompi balle inutili! Ma dai, ancora! Ma non sei buono nemmeno di ignorare, per cortesia, cos'è gente almeno. La vieni, signor Pino. Andiamo, signor. Andiamo in camera sua, sì. Così la mi mostra dopo che la volta che metto la roba che costiamo, eh? D'accordo. Brava Maria, portilo via, dopo che davo anche la mancia. Ma che ti farò Marinella, no? Questo è Sergi, finisci a destruzzicarlo continuamente, per favore. Però Ferruccio, scusa se mi intrometto, Però praticamente anche per Marinella convivere con tuo papà non sia affatto facile, eh? Ah, ma che ben, vedo che anche su questo andi d'accordo. Devo cominciare a preoccuparmi, Oh, madonna, non sono nato! Cosa è successo? Non sono nato, sono finito, sono finito! Ma come è successo? 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 Ma come è successo?
oculista? Chiamiamo un'ambulanza. No, c'è l'ambulanza, stai caldo, vedere che adesso si riprende, niente ambulanza. Ma prego, guarda che borsa di ghiaccio. Cosa è successo, papà? La borsa fa un colpo in te. E sono sbrissato, ma come andare a cena, Maria? Sì, no, mi sta passando. Cosa fa forse che qua? Oddio, cosa che ha visto? Cosa è, Giappino? Cosa che succede, papà? Oddio! Ma... Ferruccio, ma... Mi lo vedo, non vedo più niente! Come vai? Aiuti, mettiti che non vedi più! Chiamiamo subito un dottore! Marinella, fa un favore, vai a piangere sopra a Marsalvo. Sei in pensione, ma sei ancora un bravo dottore. Va? Si muovite però, grazie. Ragazzi, stiamo calmi. Adesso Giappino vedrà che viene salvo e la guarirà. Non sei tutta colpa mia, ma se stavo qui attenta non succedeva. Ma non tappa la monade, la tiro, non te c'entri niente. E mica devo capire che ormai sono vecchio imbranato. Ma dai, sta buono che ti sono ancora un uomo in gamba. Oh, adesso sta calmo e zitto finché non arriva il dottore. Dai. Sì. Eccomi, Pino. Poi spostemi, dai, la sega aria un poco. Grazie, amico Fini, ma... Che vuoi farmi lavorare sapendo che sono già in prigione? Se conosciamo da muri, ma non sono mai stato così contento di vederti. Buonanotte, vederti. Il cacciapone un colpo in testa, dici che non vedi più. È tutta colpa mia, se stavo qui a te. Dai. Ragazzi, questa storia me la scombussolanza, è mio tutto stomaco che mi buria. Ma non qualcosa di forte. Il rumio, te prego, prima che mi caschi per terra. Vieni con me, così per fare un prendito. Oh, sei un prendito, sei fatto proprio dalla borsa. Non c'è niente di grave. No, ma guarda che mi non vedo, sa cosa è padre. Non vedi niente. Sta tranquillo, la pelazza durati. Sei ancora presto per andare a svoltare radicio. Allora sono tranquillo, sì, niente da fare. Ho perso la vista. È una roba temporanea. Do pirole, do i pacchi e domani sarà come nuovo. Ma sei sicuro, dottor? Sì. Venga, ancora di vedere delle bene. Venga, avrà ancora di vedere delle bene. Ti senti? Ecco, grazie. Grazie, dottor. La medico schiava. Sì, ecco, ciao, papà. Oh, vai in farmacia qua sotto, c'è ogni sta roba. Sì, va bene. Mi raccomando, due pirole stasera e due domani mattina. Tutto tornerà a posto. Va, va. Va. Maria, vado. Sì. Anzi, Maria, va a comprare un paio di chai scuri. Oh, sì. Se è meglio che non c'ha più luce sugli occhi. E allora, Pino? Te c'ha un po' paura, eh? Ricordi te che quei del nostro anno i sede ferro. Avessi, che stretta che ho c'ha fa. Altro che nel ferro, mi sono sentito una mozzarella. Ma dai, sta tranquillo, ascolta un po' di musica, fate una dormita. Sì. E poi, con sta bella famiglia che te si ritrovi, tutti che pensa per te, tutti che te vuol bene. Ah sì, allora che non sei tutto oro quel che brilla, sa caro. Ma cosa vuol dire? Voglio dire che è un fio mona, ecco. Ed è bravo, sì, buono, anche troppo. Ma quella là... Quella chi? Mia gnora! Sai tu che sempre in bar, sempre a far ciacquole in giro, ed è concreto proprio niente. E poi mi è parsa che la sententi con quell'altra, come si chiama, la Thomas. Ma dai, non sta a parlare monade, sarà una tua impressione, dai. Ah, magari che fosse così, guarda. E poi l'avevi tratta come una scovazzetta. Sì, te vedi, caro Salvo, oggi per la prima volta con questo incidente mi sono sentito veramente vecchio e inutile, guarda. Ti arrivi a un'età, dopo anni di sacrifici, di lavoro, sperando che sarà quel certo. Ti fa bilanci, ti pensi ai tempi andai, a quanto ti ha sofferto e lavorato. Ti sei accorto che ti manca così poco. Tuo figlio felicemente sposato, una casa, una tranquillità economica, e te sono là e là per serarlo, magari con Piccio, con un nipotino. Ma dopo te averti di oggi e te sei accorti che qualchedun altro vuol stare a quel certo, anzi qualcheduna, ma in un altro modo, sa? E tipo, è il vecchio interdì in casa del ricovero, e Marie sempre in giro a lavorare becco e contento, la manta a disposizione e la casa a grattarsi e fa una signora e... scusa, scusami. Povera Mariuccia, speriamo
che almeno Tito stia bene lassù, faccia l'anima sua. Ascolti, mio Pino. L'altra sera che ero in osteria, ho sentito un signore che diceva: l'uomo diventa vecchio con solo rimpianti e nessun progetto. Ti prova a darti un obiettivo e cerca di raggiungerlo. E ti vedrà che quel cerchio ti arriverà a serrarlo come che te volti. Te dici? Ma è sicuro, ti pensa qualcosa. Anche che stia 10 anni. Domani 10 anni. Sta zitto, te vedi che cominci da mai. Ricordi che più lontano che sei l'obiettivo, più te se dà da fare e più te c'è poi morbino. Sì, e se lo raggiunge in 2 anni, cosa faccio? Me la cavo e voglio sburtare la diccia? No, ma non te si inventi un altro, no, te ricominci. Ma l'esperienza che abbiamo noi vecchi, quante robe possiamo insegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti? Ah, furboti! Te parli così perché te sono già nonno 3 volte. Ma amico, quella crotica, dai, la gente che non è pronta. Di nuovo trovato. E il tuo obiettivo sarà di avere un nipote. E come faccio? Mi scondo in letto al posto di mio figlio? No. A parte che quella crotica che là proprio non la mia fiale. Posso anche rusine mi pensa sta roba. Poi, a qualche don qua che sarebbe problematico riprendere certi discorsi dopo anni. Mi su te dici che te devi farlo ti, sei impiato. E la nostra esperienza è la buona cattiveria che mettiamo per raggiungere certe robe, dove te la metti? Eccomi qua. Abbiamo provato tutto, arrivo subito. Maria, faccio un bicchiere d'acqua. Sì, vado. Ma dottor, come sta? Sì, sta bene. Ma adesso deve le piole. Fino a mi vado su a casa, eh? Beh, grazie. Torno fra un poco a darti un'occhiata, va bene? Grazie, Salvo, grazie. Va pure. Oh, Pino, mi raccomando, ricordite quel che ti ho detto. Tranquillo, cos'ha una mezza idea, sai? Va bene, ciao, Pino. Ciao, grazie. Che idea te ha, papà? Ah, niente. Non te ne combini mica una delle tue, no? Ah, no, se parlava delle solite robe con Salvo, sa, de vecchiaia, de obiettivi. Obiettivi? Sì. Signor Pino, l'acqua. Ah. Pirola, grazie. Mi raccomando, la lascio qui subito. Grazie Maria, grazie. E io c'hai. Ah, io c'hai scuri, sì, brava. Buona. Brava. Ora. Eccoci. Grazie Maria, te sono sempre così gentile. Vero, Ferruccio? Sì, verissimo, se tu stai proprio fortunato a trovare una donna così. Ciao, il bicchiere. No, dai, sì, sono troppo buoni. Come ferro, sì. Grazie. Vado di là a lavorare. Maria, scusa, grazie. Allora tutto a posto, il dottor cosa ha capito? Ma niente, che passerà presto. Ma no, con Thomas, c'è il sigarette. Ah, va bene. Ciao tesoro. Ferruccio l'accompagno, sa? Torniamo presto, sta tranquillo. Ciao. Tanto per quel che sei staccata voi due proprio. Dai, lascia. Ascolta papà, te sono tranquillo? Sì, perché va. Adesso devo andare da un cliente, insomma, cerco di tornare prima che posso. Vabbè. Mi fido a lasciarti solo con Maria? No, mi muovo di qua, va pure. Prima vado e prima torno. D'accordo, aspetto, va bene, sì, grazie. Si piappa, Sì. Anche con la tua scoporosi. Maria! Sì? Maria, ascolta, devo scampare, ma cerco di tornare prima che posso. Dai che uno c'ha da papà. Va bene, non mi muovo di qua, stai tranquillo. Ciao, dopo. Ciao. Oddio, ma vedo tutto di nuovo, proprio portentoso queste pirole. Dove c'è Maria? Maria! Perché mi non vedo, sa? Mi non vedo proprio niente, no. Signor Pino, non sei abituato a camminare. Senza ragione, perché mi proprio non vedo, comunque non vedi? Non vedi, Signor Pino, l'ha mica fatto ciappare un corpo. Oh, vedi, ma... Devo andare di là a lavorare. Posso fidarmi della sala solo qua? Tranquilla, mi non mi muovo da qua perché mi non vedo. Va bene. Grazie, mi raccomando. Sì.
Ma guardi che la controllo, eh? Grazie, ma va pure, perché? Mi lo metto. Salvo, sono me. Sta zitto, ascolti me. Allora, adesso ti devi a trovarmi e ti mira dentro dicendo sono venù a visitare il malà. Ma non sta preoccupato, dopo ti conto, mi raccomando, vieni dentro dicendo sono venù a visitare il malà. Dopo ti dico, vabbè, ciao, ciao. Chi sarà? Non lo sai, dottor. Son venù a visitare il malà. Ah, bravo, bravo. Se tutto su, le si accomodi. Se che serve qualcosa, son là. Vabbè, Maria, grazie. Ma allora cosa sei sta messa in scena? Cosa nasci? Vedo tutto. E non ne sono contento. Sì, ma sono contento, ma vedo proprio tutto. Coste parli? Coste ve le si vede a metà? Sta zitto! Ma perché te mi schissi di occhio? Ho visto Maria che si metteva a posto una calza. Ma scalzo, con la scusa che gli altri te credi cieco ti te guardi, eh? E cosa te guardi? Se ne sapessi, che spettacolo! Se ne avessi 30 anni di meno! Adesso lasciamo e che davo la bella notizia. No, aspetta, vieni qua. Ho un'idea. Non te voglio mica approfittarti ancora. Sì, ma non con ella. E con chi? Ti te se ricordi che ti dicevo che ho dubbi sulla fedeltà del mia gnora? Sì, e allora? Mi farò finta di essere cieco ancora per un poco di tempo, va bene? Così, se le lagò una tresca con quell'altra, con Thomas, come sospetto, tac, li becco. Tengo compagnia a casa, sana e salva, e adesso posso andare a casa anche me. Te lascio in buone mani. Ah, grazie della compagnia, allora. A dopo. A dopo, signor Pino. E mi raccomando, la assicuri. Se te sapessi che ben che mi stavo curando. Come? Niente, va pure. Informatico, va. Salvo, sono me. Maledetti brutti porchi, cavolo, sono me. Come chi? Thomas e Maledetti insieme. Ma ti stavo. No, dopo te conto, ma so che combino mi qualcosa quei due sporcaccioni. Dopo te conto, stavo. Sì, tranquillo. Dopo te dico. Ciao. Pino, mi sono un po' stanca e vado a riposarmi. Però se gli ha bisogno di qualcosa, la mi chiami pur, mi sono qua. Sì, va bene, grazie. Te posso da porta, non hai problemi. Se qualcosa che non va, Pino. No, sai che volevo così cominciare a muovermi un poco e volevo andare in cucina e c'è un bicchiere di vela. No, sono qua mica per quello. Non raccogli che si muovi, no. Ma cosa nasce? Ti sono cascata in musata sul niente, in gottina che è vaso. Non sono mai sentito così disponibile. Ma cosa che avevo? Che avevo un cane in sta casa. Un cagnetto che avevo. Dov'è? Non sei per desiderare avere un cagnetto in sta casa. Mia amica Flavia. Che poi l'abbiamo mandata di tenere un paio di ore.
che... mi sono dimenticata di dirgli. Guarda, ho sempre desiderato avere un cane in sta casa, ma mia povera Mariuccia gli era allergica. E dove sei? Fammelo carezzare un attimo, te prego. Te prego. Un attimo solo un secondo. Ma è giro, Pino, un attimo. Lo carezzo per dopo te lo lascio, sa. Dove sei questo cagnetto? Dove sei? Oh, che coppola, che coppola. Ma che razza sei? Sei un bastardo? Sì. Ma mi riega di tanto bastardo, proprio sì. Ma che spusta il fiasco, cane? Ma Pino, quello non sei la testa. Oh, scusa cagnetto, scusa per qua. Oh, che poco e magari è cazzo. Ma che can strano, eh? Che lecchi e scorreggi sempre il stesso odore. Ma mia, adesso cioè, basta. No, te prego, dammi un guinzaglio, voglio portarlo a fare un giro. Non farlo. Come sempre, te prego, dai. Vai, dai, un attimo, te lo porto con prima per la casa. Sì, guinzaglio, sì. Sì, adesso ve lo dago, lo trovo, lo avevo portato. Sì, dammi un attimo, grazie. Ma un piccolo giro, Pino, lo devo portare. No, è stato un bastardino. Ancora un giretto dopo finisce. Ma cos'che mi diverto? Sei sempre stato il mio sogno portare per casa un bastardo. Proprio mi sono proprio divertito. Adesso basta. Cos'che mi sono divertito con questo bastardo. Adesso posso andare a riposarmi. Ah, che ben che stavo. Bastardo. Remingo, Demetrio, almeno che venisci un colpo. Amor mio, adesso però bisogna che te vadi subito in bagno, metterti a posto prima che torni mio marito. Ma sì, vado. Vado in bagno, vedete. A te eccomi, grazie, amore. Sì. Ah, scusa, sa, quasi mi dimenticavo. Cosa? Nel trambusto che... avevo ciotto un pensierino per te, sa? Un pensierino per te. Pensavo di adoperarlo stasera, ma quel mona deve ce ne rovina tutta la festa. Ti guardino con calma. E dopo sa di me, sa? Vieni, te mi tolgo due cerottine. Sì, due cerottine che mi fa. Un valore intrinseco, qua il cocice che non posso fare. Sì, grazie. CR Trieste. Anche i regalini sono stati brutti, porchi, che non... Forse che ora compra quella brutta porcacciona. E basta roba. Un fazzoletto con i busi, cosa è? Una bevetta? Cosa è questa? Adesso mi ricordo, li ho visti le TV, di quelle mutande che usa le donne oggi. Come si chiama? Aspetta. Ah, è tanga. Ma come la metti quella? Una balena? Dove che stai? Una gamba se la metti. Ah, Mariuccia, pensa ai nostri tempi. Quanti soldi che avessi per risparmiare queste mutande. E se ricordi? Che rubavamo i paracadute e alleati, lo busi in elastico, pronte le mutande. Sì, era un poco abbondanti, ma tanto de notte non te mi lasciavi mai pizzare la luce. Ah, con un'idea, aspetta, so che combino, aspetta, forse con cuore della quella roba. Adesso che faccio più scherzetto sui due porti che non sono. Aspetta, se me le combino, a me dove lo metto. Ah, eccolo! Cosa che mi diverto sempre di più. Eccola. Fa che regaletti, fa che. Devo la prendere.
Niente, sono. Grazie, eh? Che bel regalo che te mi hai fatto. Te la piace, amore? Una meraviglia. Non sta a far così. Anche se non te devi usarlo stasera, non fa niente. Magari la prossima volta, quando saremo soli. Oddio, già mi prego questo spettacolo. Ma cosa ti fa pensare che mi faria parte di questo tuo spettacolo? Ma perché ti, gioia mia, te sono la donna più adatta a indossare certi indumenti. E mi sono dimenticata di dirti che ho scelto la taglia più piccola. Grazie. Già mi immagino cosa che succedeva se ti sceglievi una un po' più grande. Ma sì, lo so, gioia mia. E quella roba per donne di un'altra età. Ma ti permini, non te ha niente di invidiare che nessun'altra donna al mondo, stella mia. Ma te insisti? Basta che ti metti fuori ancora l'abbonamento alla casa di riposo. No, dai, cosa c'entra la casa di riposo adesso? Solo Marinella, una roba volessi pregarti. Non indossarli mai con tuo marito. Voglio essere l'unico al mondo a vederti vestita così. Ma disgrazia, non ti sarà né te, né mio marito. Né nessun altro vederlo con quella roba addosso! Scusa, ma io pensavo di farti un regalo gradito. Io pensavo di farti un regalo addirittura, se vuol dire, utile, scusa. Ma ti insisti? Me ne uso quella roba! E mica io vengo qua sperando ad avere una notte piena d'erotismo, piena di fuoco! Piena d'erotismo? Sì, d'erotismo. Piena di fuoco? Credo bene, c'è anche dell'ama, altro che fuoco! Insomma, cosa che stasera che ne so così? Se non ti piaceva il mio regalo, bastava che te me lo dissi, sa? Non occorre trattarmi così. Ah, oh, ma adesso comincio a capire perché tuo marino te ne è più vicino ultimamente. E mi comincio a capire perché ti non ti sei mai sposa se alle tue morose te che facevi sti regali. Guarda, mia cara, che le mie morose le ha sempre apprezzato i miei regali. Sappilo. Già mi immagino la scena. Ti che te entri in camera di letto, tutto sexy, te le guardi negli occhi e ti dici: eccomi, amore, te comportai il piacere per la dentiera. Anche spiritoso oggi, ma figurati. Oh, giusto, beh, vedo che te hai compagnia. Così vado in bar a bere qualcosa, sperando di trovare qualche duno, anzi... qualcheduna che sappia apprezzarmi. Ritornerò fra poco e nel frattempo spero che ti sia tornata in te. Mamma, ma forse meglio che in bar, sei al caso che ti vado in qualche città marziani. Remengo tuo, brutta iena. La mia amica Luisa, di cosa deve parlare? Ma niente di particolare, così notizie su di me. La tega forse nominato Thomas? No, non me parlo. No, o non te parlo? No, no, sicuro, non le mega parla del signor Thomas. Perché? Non te riguarda. Sei il ladro che ha più paura dei ladri. Cos'è che ha detto? Oh, niente, parlavo tra me e me. Bon, allora, vado là a lavorare, coraggio. Buongiorno, ciao a tutti! Ciao! Oh, buongiorno, finalmente ci vediamo, eh? Cominciamo! Ciao zio! Ciao a te, ciao ciao! Posso darle? Ciao! Accomodeva, accomodeva! Ma Marinella, la sei fuori? Marinella, sei... mica di oggi! La era un po' stanca, la sei da buttarsi in letto! La si butta sempre nei posti sbagliati, eh! Potresti consigliarla, no? Papà! Dimmi, ciao, niente! Zio, te sta mal ma non te passa il morbina? Puoi dir forte. Ecco qua, i cioccolatini che ti mega domandato. Ah, grazie Stella, te sono sempre stata la mia nipote preferita, te. Anche perché sei l'unica, no? Ah, come vedete, so che ti corado, te navighi sempre in cattive acque, eh? Chi mira, scherza, ma la sa benissimo che quando passo mi son come Mosè, anche le acque si ritira. E poi il nostro uomo, non ne muoia un attimo. Dai, Corrado, te sa che l'ho fatto per te, su! Dai, dai, Corrado, ascolta Teresa, che sei una brava moglie, sai? Eh sì, proprio una brava moglie! Ostia, che bel corretto!
Sei più in sintonia del solito oggi, a voi no? Mi vado a cercare da bere per gli ospiti. Arrivo subito. E per noi solo un alcolico, grazie. Allora, zio, mi conti cos'è successo? Cos'è che combina? Sono pescato. È solito, mi bevo e gli altri si tombola. Niente, io di là in camera con Maria a Ciordorobe, mi sono intoppato e ho battuto la testa sul mobile. E da quel momento non vedo più, niente proprio. Che consiglio, un buon libro di Maivasia. Così ne vedrò doppio. Sono solito mona, non te parli d'altro. Ah, lascialo fare Teresa finché si limita a parlare. Ah, sì, sì, finché parla non sei problemi. Ti pensa che l'altra sera Elga aveva un ballon, ma un ballon. Invece di averter la porta del cesso, Elga averto un'anta dell'armadio. Risultato? Elga pensante la scarsella della pelliccia. Ma dai! Che vita, ora che te fa? Tanto la pelliccia era sintetica. Cosa c'entra? Beh, il giorno dopo posso andare a lavorare. Avevo la fila dei gatti che mi correva Adrino. Mi devo anche dire però che finché te li piccia te se lamentavi sempre che nessuno ti veniva a Drio. Hai ragione Pino, e dopo sono rimanere mi avevo ingrumata. E anche quella volta che avevo un baleon. Sì, però te sei la grande sposata, e ancora adesso dopo tanti anni sei ancora insieme, eh? E non è facile. Vero, ecco perché ho paura di smettere di bere, fai conto che si paglia di quella volta. Guarda, neanche ti rispondo, vado a vedere l'anno che combina Maria. Sempre i soliti, sempre i soliti. Ah, stavo proprio bello. Ah, sì, cioccolatino. Questo che mi diverto. Oh, vediamo qua. Allora, no. Oh, ecco qua. Aspetta. Aspetta. Oh, vediamo. Che bella frase, questo me la scrivo tutto. Allora, vediamo qua. Eccolo. La polemica e pietre e l'amore modella gli animi. Buoni però, ancora uno, lo metto uno. Io qua così sta stupendo. Buono. Allora, vivere e amare. La ragione è con lui. Poi, che belle frasi, proprio. Basta perché sono qui in grasso. Per oggi. Prego. Ma dove ti dormi? Sapevo che non era so, te. Ma che casa. Maria, sei la parola? Grazie. Sa. Vado subito a chiamare la parola, sì. Ciao Maria. Che coccola. Tu? Ora, Mara. Possiamo trovare. Devi essere di sicuro un messaggino di Ferruccio per Marinella. Guarda, vieni, vieni, ascolta, ascolta. L'acqua leviga le pietre, l'amore modella gli animi. Oh, sì. Queste sì. Che se parole d'amore. Buonasera, disturbo. Oh, cara! Forse sei meglio che torno dove che ero. Come te sta? Beh. Ultimamente non sai che le robe vanno proprio chissà che bene, cara amica. Oh, ma cosa ci parli? Siete sedate fatta la governance. Con tuo marito devi essere tutto un romanticismo, tutto un fogo. Te dirò, ultimamente sti uomini in fatto di fuoco, is speciali. Ciao. Un paio di mutandoni di lana e tac, abbiamo risolto il problema. Oh, guarda mia cara che certe donne saprebbero benissimo come risolvere il problema. Come se dici? Ah sì, va dove ti porta il cuore. Un giorno di qua e un giorno di là. Guarda che ho sentito, ho capito tutto. Non occorre che te me sventoli sotto il naso. Ma vara sti doise come d'amorosi. Ma lascilo perdere. Te sa come che si è fatto Thomas? Un giorno di qua, un giorno con una, un giorno con l'altra. Non merita che te sia gelosa. Gelosa mi? Mi tiro fuori da sto gioco, non sono mica stupida, tanto. Anzi, sapete cosa vi dico? Venite a cena, tutti e due, perché mi, quando servi,
Sono una vera signora. Ma... Ma benissimo, ma grazie Stella. Solo che adesso c'è qualcosa di bello. Non sia mai che venga a mani svolte. Te ne accompagni, Thomas? Ma certo, cara, volentieri. E poi portami questo documento sul tavolo. Solo il cappotto e andiamo. Sì. Sì, mi sono una vera signora. Sì. Mi sono una vera signora. Una vera signora, sì. Ah! Brutto porco! Con la mia migliore amica! Anzi, la peggiore! E la sei anche più peggio di me! Di 14 giorni! E se li vedi tutti! Una vita! Ma questa è mia fama! Sì! Tutti e due! Tutti e due! Cosa sei questo? Vivere e amare. La ragione contro di esso. L'istinto è con lui. Oh, che belle parole! Ma chissà chi le ha scritte. E chissà se le sei per me. Ciao Maria, tutto a posto? Sì, signor Ferruccio, suo papà riposa. E qua è quasi tutto bene, sì. Sono sicura? Vedo strana, ti sono tutta rossa, te la caldo? Ah, mi stavo benissimo, grazie. Non ne sapremo qui. Oh, andiamo bene anche Maria è strana adesso. Un biglietto. L'acqua leviga le pietre e l'amore modella gli animi. Che bella frase. Che cosa la fai in mezzo alle mie carte? Devi essere che un sbaglio. Maria! Sì, sì. Vieni qua, sentite, ti prego. Cosa posso far per me? Maria, guarda cosa che ho trovato in mezzo alle mie carte. Ti sa qualcosa? Ti hai idea con che vuole averlo messo? Sì, mi. Mi, no, non so, non ho idea. Ma aspetti, anche me ho trovato un biglietto là su mondo. Anche te? Signor Ferruccio, su un altro biglietto. Un altro biglietto? Oh, sei arrivato a San Nicolò in ritardo. Amare e mettere la nostra felicità nella felicità di un altro. Oh, che parole. Parole stupende. Penso che ognuno di noi ha bisogno di sentirsene dire. Magari di qualcheduno che si ama, ma che si ama veramente. Beh, signor Ferruccio, ma almeno lei la dà qualcheduno che la ama. Te dici? La sei proprio un uomo fortuna. Non sta a credersi, proprio non la vostra fortuna. Forse vuole, alle volte sappiamo già parlare dei problemi della vita, il lavoro, la casa, e se dimentichiamo i sentimenti. E te sa cosa impariamo invece a far sei bene? No. Impariamo a far finta che tutto va di bene. Faremo finta di non vedere quel che abbiamo davanti agli occhi e rimandiamo tutto a domani sperando che le robe cambiano, intanto se buttiamo via. Voglio dire, buttiamo via i sentimenti. Maria, un altro biglietto! Oh, via, ma dove vivi fuori? Adesso fitto. L'attesa attenua le passioni mediocri e aumenta le grandi. Oh. Io capisco, mica cammina soli, non sti biglietti. Signor Ferruccio. Sì. Che fa tutto così magico. Sì, e sarei ancora più magico se te cominciassi a darmi del tè. Posso? No, non te puoi, te devi. Grazie, Ferruccio. Maria. Sì? A che ora si cena? Quando arriviamo al trini con una fame, gli altri arriverà subito. La cena sei quasi pronta. Vado in cucina. Sì, va. Marinella, dimmi. Devo domandarti una roba. Dimmi. Ti sei messo forse a scrivere? A scrivere forse. Ah, non so, frasi d'amore, per esempio. Ma queste per di colpi. Prima di tutto non mi piace scrivere. Poi, non ho una materia prima che mi dia l'ispirazione. Perché? No, se che succede robe strane qua. Oh, magari volendo potessi scrivere una poesia del tipo
con un vecchio rompiballe, un amico falso e un marimolo. Come? De sta casa non vedo l'ora di ciappare il volo. Le ti piace? Chi degli altri non sa capire i sentimenti, prima o dopo finirà che i sepenti. Va bene, allora vi dico anche me una. Sarò anche un marì in sempia e molo, ma sarei assai contento se ti te ciappassi il volo. Che bel, cosa stai facendo le rime? Anche mi conosco, una ascolta. I pensieri, i lavori, i fiori, la spesa, se te ami qualcheduno. Tutto questo non te pesa. Cosa ne fai? Solite monade, dai. Amore, lavorare i fiori, solita robe, no? Ascoltimi a me. 8 giorni Malvasia, 10 Cabernet e 12 Sangiovese. Questa sì è vita, passar carico tutto il mese. Solito pretinetti. Anche mi una. Per guarire bisogna provarle, ma provarle tutte. Ma un bel sorriso, sei quel che fa più bene alla salute. Bravo, bravo! Ricordatevi di tanti amici, allegria e una buona cena. Tutto in questa casa, anche l'aria se serena. Eccola, la serivada, la ci avremo bella serena. Una buona serata a tutti. Qua davanti a voi, Gavè un vero poeta. Le pareva serivadante? Vediamo cosa che sa fare. Sì, adesso vediamo. Un attimo solo che mi concentro. Dunque. Ah sì, ecco. Rido, piango e sono sincero. Soprattutto. Ma sono pur sempre un uomo vero. Ma mi ho sentito rime belle, brutte e qualcheduna anche buona. Ma l'ultima che ho sentito era proprio mona. Tanto per dare che tenga i nostri occhi. Il rosto si forno, credo che fra 20 minuti sarà pronto. Boh, allora ascolta, intanto che aspettiamo, porti che deve bere. Sì, sì, buona idea. Buona idea. Per me un frizzantino bel fresco, me la comando. Per me un'aranciata, grazie. Sì? Io non voglio niente. Dai, per noi portimi due succhi di frutta, per prego. Grazie. Con te, ragazzi, visto che vuole aspettare che la cena sia pronta. Sì. Cosa direi se fai un bel giochetto, tanto? Ma dai, papà, un giochetto, diciamo come i fiori. Mi lo so, dai, che bel, come invece i tempi, sì? Sì, sì, giochiamo mani a tappo, corro a stappare la bottiglia. Ma scusa, Pino, ma questo vuole venire a giocare? Ti ricordo che ti non te vedi, o te sei tornata alla vista? A parlare, dottore, dai, no. Ah, buona idea. Giocheremo a mosca cieca, per te. Furbo lui se favorì! Fino a domani! Ma Marcus, che devo fare dopo vecchio? Se era per me, Ferruccio, che avessi preferito fare un pochino. Ma con te, stavo sotto me, portiamo una bella! Papà, ti ricordo che non te vedi, eh? No, tutto, Scusi, ma sì, mi ero dimenticata, cara Zoffi. Pensando che ben questo non sei un bel gioco, zio, alla fine ti posso sotto solo che ti, non mi par giusto, Senta, cara Zoffi, carina mia, ma... voi sapete che chi perdi la vista sviluppa altri sensi, no? Sì, sì. Sapremo, e allora? Beh, allora, siccome sono favori miei, perché mi lo vedo, sono favori, allora che faremo una variazione del gioco, lo renderemo più difficile. E cioè? Febo che vi mettere tutti quanti qua il di me e mi dovrò riconoscere uno per uno dall'odore. Aiuto, allora mi lo sa perso! Solita monada del solito vecchio. Sì, ma ora che se le monade del vecchio non te piasi, la porta non la vuoi spostata, la di sempre là, ti può ciappare il volo, Oh, che bel Ferruccio, vieni, zingami. Così da me insegni il zonno. Ma Luisa! Ma anche lui! Ma questo mi trova proprio tutti! Maria! Sì. Vieni a giocare che ti dai, vieni, dai, porta, preparere! Allora, ascolta, mettiamo se qua insieme in cerchio. Sì. Ferruccio, c'ho il nota, ti dico che indovino, va bene? No, sono contenta. Sono contenta, mostri le cose che sa fare, dai! Dai, sì, sì, dai. Vedi che lo confondo un po'. Aspetta, porti, aspetta. Dove sto? Sì, sì, guarda che comincio. Allora, vediamo. Cominciamo col... ecco qua, con uno. Ah, sto odore mi ricorda quando che ero giovane, sì. Ma ero appena innamorato di quella che fosse diventata la mia cara moglie. Sì, profumo dei innamorai. E qua
L'unico innamorato in sta casa in questo momento può essere mio figlio, Ferruccio. Forza, forza. Qua, sentiamo, sentiamo questo. Ah, questa mi ricorda l'odore, anzi il profumo che aveva la mia povera moglie quando ci siamo fidanzati. Eh sì, nipoti in vista! Questa può essere solo che il nostro tesoro, Maria. Brava, avanti un altro, indovino tutti. Non forza, dove sei? Dove sei? Questo, prova questo. Ah, questo. Sento tanti profumi, buoni profumi, ma tutti finti. Quindi può essere che l'amica della mia gnola, come si chiama, la Luisa, quella. Anche questo te che sì, è vero, forza, avanti con uno. Questo è difficile, eh? Questo è difficile. Ma, Maria, sì? Costa che ribaltare la sede in tavola? Costa che portarvi. Oh, qualche cosa sta vendemmiando qua sotto. Te muori mai ancora, no? Dai, andiamo avanti, forza, ancora uno. Ah, qua questo profumo de voglia de viver, de gioventù. Questa non può essere la mia stellina, la mia nipotina, Teresa! E questo non credo che te lo indovini. Aspetta, ma te sono sicuro che me la porta qualche dunque in parte? Sento come odore di un tocco di arzo, un tocco di legno, di nessuno. E chi può essere come un tocco di arzo in sta casa? Solo che mia gnora Marinella, ho indovinato? Indovinato. Chi dà ancora? Forza, sentimo. Sto quasi l'odore che sento da più tanti anni. Se quei odori che se non te li senti per un poco di tempo ti manca, odore d'amicizia. E mio caro dottor Salvo! Bravo, bravo, bravo. Invece, da, sento solo spuzza da me. Bravo. Ma ti te vedi? Ma piccio mio, guarda che lo corri mica vede per se ti sputa da me! Non intendo questo, ma te lo indovina tutti e prima ancora che te lo porto, Thomas te lo individua. E allora? Che gioco ti sta giocando? Ma niente, ma niente, mi, va bene, all'inizio vedevo, ma dopo... Dopo? Dopo... Dopo sono guarito, va bene? No, 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 ma dai, papà, ma come ti capisco farne questo? Io rimo tutti preoccupati e ti te giurivi in giro. Ehi, sì, zio, stavolta te la combina da proprio grossa, sa? Ma cosa gli era cieco? A me non mi ero mica accorta. Vai. Perpino, così tanto per... Da quando la sei tornata a vedere? Sì, voglio dire, da che ora... E cosa l'aveva visto? Eh sì, ne dici subito cos' che l'aveva visto. Ah, oh, per me poi l'ha visto quel che vuoi, tanto mio marito cosa nasconde, o quasi. E va bene. E va bene. Mi non vedrò mai e poi mai cos' che ho visto. Ecco. Scusa papà, adesso te stai esagerando, eh. Allora, prima te ne fa tu dici a far paura dicendo che te sono diventato cieco, invece non sapevo niente. Ti sei menti storie di cerci di serare, giochetti strani, e adesso non devo neanche dirti quello che te l'hai visto. Ah, allora? D'accordo, d'accordo. È vero, mi all'inizio mica avevo perso la vista, ma dopo poco, dopo sono guarito, eccolo. Aspetta, scusa, sapevo. Dopo quanto? Quanto? Non ve lo dirò mai, eccolo. E sai perché? Perché mi piace l'idea di sapere che qualchedun, e dico qualchedun, quindi non tutti, d'ora in poi dovrà convivere col suo scheletrino nell'armadio. E sai perché? Perché tutti quanti si arrabbiano, ma solo due si preoccupano di sapere quel che abbiamo visto. E se due si preoccupa, vuol dire che ha la coda di paia, che ha qualcosa da nascondere. Ma allora papà, i bigliettini, i cioccolatini, tutte le robe strane, è tutto opera tua. Oh, colpa del cervo. Scusate, fermi tutti, eh. Adesso te ne devi spiegare se tu riesco il cercio. Vabbè, piccio mio, tite, allora che non è mica facile, sta a diventare vecchi. Tieni una certa età che ti senti anche inutile. Te sa che te ha dentro di tante robe da dare, ma tante, ma non tutte le robe, va come te volessi che le vadi, ecco. Ma non sta a dir così, ti a noi te ne gatazza tanto. Ma tanto veramente, zio, dai! Se è vero, signor Pino,
Mi non so una della famiglia, però per me lei la sesta più che un papà. Vabbè, ma non è solo che questo, sai? La vita prevede tante robe. Prevede la gioventù, il fidanzamento, il matrimonio, i nipoti, ecco, i nipoti. Quando ti manca qualcosa, te soffri, ti manca quella roba per stare al centro della tua vita, per raggiungere quell'obiettivo. Te sarà pigli su tutte le robe che ti capita pur di raggiungerlo, anche quelle di far finta di essere cieco. Sì, ma allora spieghi, ne costa che a servì far finta di essere cieco. Ah, ma te so, ti adesso che ti fa finta di essere cieco. Ma guardati intorno, ma guardi che quella roba è là che ti ha sposato, è del suo amico, e la sua amica. Guarda che sei cazzolito. E invece, guarda sta meraviglia di Maria, guarda. Vado via, venire a ciò, vado via anche me da questa casa prima che non mi giri i colpi. Addio a tutti e a mai più rivedersi. Ma questo va via tutti? E la cena? Tre. E allora mi ha tagliato la gambata e adesso che rivegno fuori la verità e te che finalmente sarà sto cercio, si darà una calmata. Anche perché mi pare che presto potrà arrivare qualche nipote. Cos'era tanti quei cerci che potessimo chiamarle le Olimpiadi di Pino. Sì, sì, le Olimpiadi di Pino, che forte che le ha. Vieni, che forte, guarda, adesso zio. Mamma mia. Allora tutto è bene e quel che finisce bene. Però adesso basta far monade, papà. Vabbè, dai. Telefono, va. Lucio. Pronto? Sì? No, sono il figlio, la Medici. Come? Ma scusi, lei chi la c'è? Ah, non ho capito. No, no, la guardi, devi essere un sbaglio. Vabbè, allora la mi leggi con che scrivi sto giornale. Vedovo benestante giovanile quasi nonno? Cerca una lei scopo matrimonio e futura e lunga convivenza? Assicurasi serietà e voglia di vivere, papà! Che vita che ne fa! Non ho mai visto la mia vita. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.